commissario d'accesso all'ospedale San Giovanni Bosco, De Luca ha stigmatizzato l'intervento, la decisione del prefetto Pagano. Abbiamo preso atto ieri di questa commissione d'accesso all'ASL Napoli 1 per i fatti riguardanti il San Giovanni Bosco. Ovviamente mi dissocio completamente dalle parole del presidente De Luca. La commissione d'accesso ovviamente non è nessun atto di condanna né di colpevolezza presunta, però politicamente e istituzionalmente potremmo dire che al rendiconto politico della gestione De Luca sulla sanità possiamo certificare il fallimento. De Luca aveva annunciato rivoluzione nella sanità, efficientamento, cito solo tre aspetti. Aveva detto mai più barelle, e non solo le barelle ci sono e sono tante, ma ci sono anche i malati per terra, come è accaduto durante questi anni. Avevano detto più sanità pubblica nella nostra città e non solo, abbiamo contato la chiusura dei presidi pubblici e la gestione De Luca si chiude con un accesso per fatti di camorra all'ASL Napoli 1. Quindi credo che il rendiconto sulla sanità, che forse è la prima materia di competenza regionale a pochi mesi dalla fine del mandato De Luca, è assolutamente di natura fallimentare. A questo si aggiunge il nervosismo e l'assoluta assenza di rispetto istituzionale per le parole che ha rivolto a un prefetto col quale ogni giorno ci confrontiamo in pieno spirito di lealtà istituzionale, ognuno con i propri ruoli, ognuno con la propria autonomia, talvolta anche con le differenze che, come sapete, contraddistinguono anche molto l'esperienza napoletana, ma devo dire tutti protesi a lavorare in condizioni difficili in una realtà complicata che sta facendo tanti tanti passi in avanti proprio grazie a quella cooperazione istituzionale che nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui c'è il prefetto, le forze di polizia e il sindaco, credo rappresenti una delle punte di eccellenza anche della forza istituzionale, pur nelle differenze della nostra nella nostra città, quindi si sta comprendendo, lo voglio dire una volta per tutte, chi ha senso e rispetto delle istituzioni nei nostri territori e chi invece non ne ha per nulla.